Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di curare le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone né bisaccia, né pane né denaro, né due tuniche per ciascuno. In qualunque casa entriate, là rimanete e di là poi riprendete il cammino. Quanto a coloro che non vi accolgono nell'uscire dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi a testimonianza contro di essi. Allora essi partirono e passavano di villaggio in villaggio, annunziando dovunque la buona novella e operando guarigioni. Parola del Signore. Siamo nella luce di Dio questa parola che ci viene consegnata stasera. Mio Dio, sono confuso, ho vergogna di alzare la faccia verso di te, o mio Dio, poiché le nostre colpe si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa, la nostra colpevolezza raggiunge il cielo. Signore, queste parole di Esdra le facciamo nostre, perché tu ci riproponi, e ogni volta che la scrittura nel momento liturgico viene proposta a noi, è come se tu attualizzassi la tua parola per noi in questo momento. Queste parole sono state scritte per noi, per oggi, per questa sera, per noi qui nell'assemblea vespertina. Ecco perché dobbiamo farle nostre e batterci il petto e dire: Signore, abbiamo peccato contro di te. La salvezza viene dal momento in cui riconosciamo il nostro peccato, riconosciamo di essere peccatori e non colpevolizziamo gli altri, perché anche se gli altri oggettivamente hanno colpa e hanno commesso dei delitti, il peccato resta sempre dentro di noi quando noi reagiamo malamente alle azioni cattive del prossimo. E reagiamo malamente perché il peccato è dentro di noi. Perché se il peccato non fosse dentro di noi, noi avremmo reagito positivamente alle ingiustizie degli altri. Per cui il peccato resta sempre dentro di noi. Sia che abbiamo agito rettamente, sia che gli altri abbiano agito malamente contro di noi e noi non abbiamo avuto una reazione positiva davanti a te. Abbiamo vissuto malamente per la nostra peccaminosità le ingiustizie degli altri. E per questo che siamo peccatori. Non si salva nessuno. Non si salva chi ha fatto il male, non si salva chi ha ricevuto il male e soffre per il male. Non si salva nessuno. Tutti siamo peccatori, chi in un modo e chi in un altro. Chi ha fatto il male perché ha fatto il male, chi ha ricevuto il male perché non ha lodato te, non ha gioito. Stimate, o fratelli, perfetta letizia, dice Giacomo, quando entrate nella tribolazione.
o quando tutto il mondo diranno male di voi, se noi non abbiamo reagito con la gioia, siamo nel peccato. Peccato chi ha fatto del male, peccato in chi non ha reagito bene al male ricevuto. Non ha lodato te, non ha benedetto te, non ha gioito. Signore, tutti siamo peccatori davanti a te e questa sera noi ti chiediamo di liberarci dalle nostre schiavitù, dalla schiavitù dell'angoscia, dalla schiavitù della sofferenza. Fa che tutti siamo nella gioia e troviamo la via della redenzione, che è la via dell'amore e del perdono. Fa che trionfi in noi il perdono, non il perdono forzato, ma il perdono gioioso, che è partecipazione, oh Signore, al tuo perdono, quello che tu dai alla tua Chiesa, che lavi nel tuo sangue per rendere bella, pure senza macchia. Signore, ti chiediamo di fare nostro questo detto e ritornello del Salmo responsoriale: benedetto sei tu, Signore, che sempre perdoni. Beato chi perdona, diceva San Francesco, anzi fu lui che aggiunse l'ultima strofa al cantico di Frate Sole: beati coloro che perdonano, perché muoiono nella santa pace e non andranno incontro alla seconda morte. Beati coloro perché perdonano, perché saranno consolati. Signore, noi aspettiamo la tua consolazione, facendoci noi perdono, perdono presso di te, chiedendo perdono per i nostri peccati e facendoci perdono per gli altri, chiedendo perdono agli altri dei nostri peccati e offrendo il perdono a tutti per i nostri peccati. Signore, ti chiediamo di essere sottomessi, di non essere ribelli, di non camminare nella via della ribellione e della disobbedienza, perché tu hai redento il mondo per la via dell'obbedienza e giustifichi coloro che si mettono sotto la tua obbedienza. San Francesco, il grande carismatico, voleva essere sottomesso e obbediente a tutti. Domandò al suo padre generale un guardiano personale, un superiore personale, perché potesse obbedire. E si lamentava che non poteva obbedire a tutti. Nella sua confessione egli diceva, si accusava come peccato di non essere sottomesso agli animali, di non aver obbedito al mulo e all'asino, o alla pecora, o alla capra. A sorella capra, a sorella pecora, io non ho avuto modo di obbedire. Non ho obbedito a fratello asino, a fratello mulo, non ho obbedito. Se ne accusava come peccato, perché voleva essere obbediente a tutti, sottomessi a tutti. Aveva capito il Vangelo, aveva capito Cristo, quelle che noi non comprendiamo. Ho sentito una frase in questi giorni: io obbedisco solo a Dio.
chi dice di obbedire solo a Dio obbedisce al diavolo, non obbedisce a Dio. Magari obbedissimo a Dio. E Dio ci dice di essere sottomessi gli uni agli altri. Questo ci dice Dio. Essere sottomessi gli uni agli altri. Se tu vuoi obbedire a Dio, obbedisci. Sottomettiti al fratello, alla sorella, inferiori a te. Perché è facile sottomettersi a chi è superiore a te. San Bonaventura a quei frati che si lamentavano dei loro superiori diceva: fratelli miei, se c'è un superiore cattivo, scorbutico, che vi fa soffrire, compratelo a peso d'oro, compratelo a peso d'oro. Ecco la sapienza dei santi. Comprare a peso d'oro un superiore cattivo, un superiore scorbutico, un superiore che fa soffrire, comprarlo a peso d'oro. È una sapienza che noi non comprendiamo, perché urta contro la sapienza umana. Dio ha reso insipiente il sapiente umano, ha reso insipienza la sapienza del mondo. E se non entriamo in quest'ottica, in questa dimensione, noi saremo ancora di questo mondo, non siamo entrati nel pensiero di Cristo. Una seconda parola ci viene consegnata nel Vangelo. Gesù dà il potere e l'autorità ai 12 sopra tutti i demoni e sopra le malattie, e li mandò. Tre parole importanti. Gesù dà il potere, dà l'autorità e dà il mandato. Il potere è dato ai 12, l'autorità è data ai 12. Qui non si parla di carismi. I carismi verranno dopo, quando sarà effuso lo Spirito Santo nella Chiesa, depositaria dello Spirito. Qui si tratta di poteri, qualche cosa di permanente, qualche cosa che inerisce alle persone degli apostoli, ai quali comanda di andare. Chi non ha il mandato non può andare. E attento a non confondere il potere e l'autorità con il carisma. Il carisma opera quando vuole lo Spirito. Può operare oggi, può operare fra un anno. Non coincide col potere. Il potere è diverso dal carisma. E nessuno si appelli al potere sui demoni, sulle infermità, perché nessuno ha il potere. È un potere personale che Dio ha dato agli apostoli e poi ha consegnato alla Chiesa. Lo Spirito invece distribuisce i doni come vuole, i quali opereranno quando lo Spirito soffierà. Ma i carismi non sono permanenti, non danno poteri, non danno autorità, ma veicoleranno la forza dello Spirito per guarire, per liberare, per consolare. In ogni caso ci vuole sempre il mandato. Senza mandato
non si può operare. Ma io ho questo carisma, io ho quest'altro carisma, io sono profeta, io sono guaritore, io sono liberatore. Non puoi usare nella profezia, non puoi usare la guarigione, non puoi usare la liberazione se non sei mandato. Chi ti ha mandato? Neanche Gesù, prima di essere mandato però, e diceva: il Padre mio non mi ha mandato per gli altri, ma soltanto per le pecore sperdute della casa di Israele. Il Padre gli aveva circoscritto il campo e Gesù non si mise al lavoro se non quando scoccò l'ora del Padre e nei confini geografici assegnati dal Padre. Ed era Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Chi sono questi che pretendono di operare, di andare a destra e a sinistra senza il mandato di Dio? Sono seminatori di mali, presuntuosi. Non opera Dio. Dio non si associa al loro peccato. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti. E poi andare così senza nulla, nella povertà. Nella povertà assoluta, senza bisaccia, senza pane, senza denaro, senza tunica, soltanto quelle che indossiamo. E portando la pace. Quando la pace non viene ricevuta, scuotete la polvere, perché non si attacchi la polvere ai vostri piedi, la polvere della divisione, della ribellione, della non accettazione della pace. Chi non riceve la pace è un nemico di Dio. Scuotete la polvere, scuotete la polvere di quella casa che non riceve la vostra pace. Sono parole del Vangelo. E dobbiamo stare al Vangelo, non addomestichiamo il Vangelo, non intonachiamo, come dice il profeta Ezechiele, non intonachiamo le mura cadenti, perché non si vedono le buche e le falle, perché quando viene il tuono tutto crollerà. Dove sono i vostri profeti che vi predicevano la pace? Tutti falsi. Fratelli e sorelle, stiamo alla parola di Dio, umiliamoci, non c'è altra via, riconosciamo i nostri peccati, battiamoci il petto e diamoci l'amore. L'unica cosa che possiamo darci è questa, l'amore. Non avete nessun debito l'uno verso l'altro, se non di amarvi, dice il Signore. Amen. La preghiera degli umili attraverso le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede, invochiamo Dio, Padre giusto e misericordioso. Diciamo: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.